Buongiorno, diamo inizio abbastanza puntuali all'ultima sezione di questo bellissimo convegno, la sezione dai siti a paesaggi, modelli di sfruttamento delle campagne, una sezione un po' più piccola tra interventi, confronto a quelle che ci hanno preceduto, con un cambiamento di ordine. Dopo la prima relazione di Annalisa Colecchia ed altri, si inverte l'ordine, cioè Anna Maria Grasso parlerà prima di Valentina Caracuta. Bene, noi saremo molto ferrei sui tempi, come ci è stato raccomandato dagli organizzatori, perché visto il tipo di dibattito che si è sviluppato in questi giorni, probabilmente sarà una tavola rotonda molto, molto feconda, che prenderà molto tempo, e credo che alle una qui chiuda tutto. Quindi raccomandiamo a tutti i relatori la massima puntualità e di non sforare troppo. Comunque noi indicheremo quando mancano 5 minuti. Bene, diamo la parola alla prima relazione. Dunque, la prima relazione è il gruppo capitanato da Annalisa Colecchia dell'Università di Padova e di Trento, Paesaggi medievali del Trentino, il progetto APSAT. Prego. Allora, una premessa: il lavoro svolto, il lavoro che presento è stato realizzato a mie mani, i nomi li vedete in basso a sinistra, gli altri autori sono Lara Casagrande, Marco Nebbia, Luca Mura dell'Università di Padova e Fabio Cavulli dell'Università di Trento. Quindi comincio ad esporre i primi risultati del progetto APSAT, acronimo per Ambiente, Paesaggi e Siti d'Altura Trentini, e il percorso teorico-metodologico seguito. Il progetto è tuttora in itinere, a carattere multidisciplinare, coinvolge diversi enti, istituzioni museali, universitarie e quindi dottorandi, specializzandi, che collaborano in sinergia alla ricostruzione diacronica e sincronica degli aspetti dello spazio vissuto, inteso come spazio economico, spazio abitativo, spazio ideologico. Le finalità del nostro progetto e il lavoro finora svolto mirano a limitare il predominio del sito sull'ambiente e sul paesaggio ed a riaffermare l'importanza degli off-sites. Infatti, i siti documentati e posizionati su cartografia acquistano significato solo nel contesto spaziale come elementi del palinsesto paesaggistico che occorre quindi smontare e ricomporre nelle sue fasi di vita. Nel Trentino meridionale, presentiamo alcune aree campione del Trentino meridionale, nell'ambito del progetto APSAT, si è inteso sperimentare anche strumenti e metodi innovativi, che poi vedremo, di lettura dei paesaggi agrari, minerari e silvopastorali. E per quanto riguarda i temi di questo seminario, si è inteso definire il legame tra i castelli tardoantichi altomedievali, le chiese, la viabilità, gli insediamenti e i modi di sfruttamento delle risorse del territorio ad essi connesso, con particolare riferimento al paesaggio agrario circostante. Il tutto nell'ottica dell'archeologia della complessità e delle relazioni che intercorrono fra i segmenti informativi che compongono i sistemi paesaggistici. Quindi, rapidamente, le fasi operative. Il percorso di ricerca finora seguito ha avuto un carattere induttivo, si è basato sia sui dati materiali e sulla varietà di fonti disponibili ed è stato improntato alla flessibilità e all'aggiornamento in corso d'opera. Il lavoro è stato condotto secondo le seguenti fasi operative. Numero 1, identificazione degli elementi che creano l'entità del paesaggio e loro codificazione per tipologie, siti, unità di paesaggio, infrastrutture, miniere e altro. Poi costruzione di gerarchie fra siti secondo indicatori di natura socio-economica, politico-amministrativa, simbolico-ideologica. Questo è un punto importante. Ricomposizione degli elementi e ricerca di agganci tra la stratigrafia dei paesaggi ricavata da remote sensing e la sequenza cronologica dei siti generatori. Ed infine, identificazione degli attori sociali e narrazione storica. Strumenti e metodi di lavoro. Il progetto APSAT ha l'opportunità di applicare strumenti innovativi come i rilievi effettuati tramite la tecnologia LiDAR, utilizzata in Gran Bretagna e in altre regioni del Nord Europa in contesti archeologici da più di un decennio, ma ancora poco diffusa in Italia, dove le aree coperte dai voli sono sporadiche e poco estese. Il rilevamento da noi utilizzato è stato commissionato dalla provincia di Trento, riguarda l'intero territorio provinciale e la sua elaborazione ha fornito due superfici, il DSM LiDAR
Digital Terrain Model, immagine in alto a sinistra, dal primo impulso, e il DTM, Digital Terrain Model, dall'ultimo impulso, con passo di 1 per 1 metro o 2 per 2 metri in aree scoscese di versante, quindi una risoluzione piuttosto alta. Il rilievo è stato eseguito per scopi topografici e di gestione del territorio e non nello specifico per finalità archeologiche. Qui vado velocissimamente. L'analisi del LIDAR è stata condotta in parallelo sui DTM e sui DSM che ho mostrato prima, utilizzando il software proprietario Global Mapper, che consente di visualizzare le immagini applicando differenti algoritmi. Vi presento rapidamente: Color Range Shader, Global Shader, Daylight Shader, Slope Shader, che permettono ciascuno di enfatizzare alcuni aspetti e alcune caratteristiche del territorio. Permettono poi di variare la luminosità, l'intensità del colore, la trasparenza, di modificare l'altezza e l'orientamento della luce, questa è la funzione il shading, di registrare le differenze di quote e di esasperarle. La figura in basso quindi evidenzia il DTM LIDAR visualizzato in modalità slope shader con sovrapposto di trasparente al catasto asburgico, una mappa storica che abbiamo utilizzato, che è stata utilissima, del 1860. Il progetto APSAT è poi dotato di un sito web, qui presento alcune schermate. I dati acquisiti confluiscono nel web GIS APSAT, che è uno strumento utile alla condivisione tra i partner e alla comunicazione immediata della complessità della ricerca verso l'esterno. Si tratta di un'ampia base di dati georeferenziati, consultabile sotto forma di tabelle relazionate tra loro, oppure sotto forma di cartografia complessa, visualizzabile, confrontabile e sovrapponibile in uno spazio bidimensionale e collegato ai dati alfanumerici summenzionati, ovvero una piattaforma GIS, consultabile e modificabile in rete. Il gruppo di utenti APSAT sta utilizzando il WebGIS come strumento comune con accesso multiutente per cartografare e catalogare i dati archeologici relativi al territorio trentino e non come luogo finale dove i risultati di ricerche pregresse vengono pubblicati. Allora, questa è una rappresentazione indicativa della struttura del database. Per ragioni di spazio, infatti, in questa sede non vengono affrontati nel dettaglio gli aspetti tecnici del sistema, ma si preferisce esporre sinteticamente la struttura sottesa. Quali sono gli oggetti cartografici della base di dati relazionale, in che modo sono descritti, quali sono i loro rapporti e le gerarchie. Qui sono elementi come siti, fase, datazione assoluta e tutta la parte di catalogazione bibliografica messi in relazione da rapporti di carattere principalmente gerarchico, mentre altri, come paesaggio, infrastruttura, miniere, toponomastica, nel riquadro in alto a sinistra, sono collegati tra loro attraverso relazioni topografiche. Passo rapidamente su alcune schermate con diverse basi cartografiche e diversi strati informativi di volta in volta accesi. L'ortofoto del 2006 con i siti archeologici, questo è il DTM LIDAR con sovrapporta alla carta tecnica provinciale e i siti, il triangolo rosso, sempre il DTM LIDAR con sovrapposti i siti archeologici, le unità di paesaggio sono le aree campite in giallo e le infrastrutture, le strade in rosso. E questa è una cartografia d'insieme dell'intero Trentino con le aree millenarie. La ricerca archeologica applicata dal progetto APSAT al territorio trentino non vuole infatti fermarsi, come ho già detto, al concetto puntuale di sito inteso come deposito archeologico, ma intende considerare tutto il territorio come risultato di una lunga evoluzione, di un processo diacronico di trasformazione che è ancora leggibile attraverso una lettura del paesaggio stratificato. Tra gli elementi del paesaggio sussistono infatti rapporti stratigrafici, rapporti di tipo fisico-geometrico e rapporti desumibili dal contesto, che possono essere definiti e ricostruiti in sequenza come se il paesaggio stesso fosse un sito archeologico dilatato, per citare Sivantos. Si propone, ora propongo, un esempio che enfatizza la stratigrafia orizzontale dei paesaggi e che può essere inteso come un primo passo verso la ricerca di seriazioni morfologiche e la ridefinizione di concetti come near site, off site, inter site, basata sui diversi gradi di spazialità dal sito generatore alla viabilità. Questo è l'inquadramento del territorio analizzato. Il sito analizzato è Castione di Brentonico, che si trova sul versante sud della Valle di Loppio, a mezza costa. In un documento dell'845 viene citato il toponimo Castiglione, che è riconducibile all'attuale borgo di Castione, sviluppatosi sulla fondazione di un castello distrutto dopo il 1218.
Parti di muratura della fortificazione si trovano ancora nei paramenti dei corpi di fabbrica che costituiscono l'abitato. La teleosservazione ha permesso di individuare unità di paesaggio e infrastrutture legate al centro di Castione, da relazioni stratigrafiche e funzionali, e di organizzarle secondo tre gradi di spazialità. In questa slide vedete, sulla parte superiore del versante, dell'altura dove si colloca Castione, una serie di terrazzi di piccole dimensioni, che sono campiti in rosso, collegati al sito generatore attraverso una viabilità di secondo livello, ossia una viabilità di accesso ai terrazzamenti. E un secondo grado di spazialità è costituito invece da una serie di terrazzi che occupano la fascia di versante dalla parte settentrionale dell'altopiano di Brentonico al fondovalle e si costruiscono su di una viabilità intersite di primo livello, le cui unità di paesaggio si legano al sito generatore. Terza fase, terzo grado di spazialità, che è costituito da una serie di terrazzi che vanno a costruirsi su una viabilità intersite di primo livello, ma che non hanno rapporti diretti con il sito generatore, bensì rapporti funzionali, in quanto l'infrastruttura che li genera collega Castione a Besagno, dove si trova la chiesa di San Zenone, che tra l'altro è probabilmente una chiesa altomedievale, in quanto conserva iscrizioni databili dall'VIII IX secolo. Ora illustro rapidamente un esempio che enfatizza la stratigrafia verticale dei paesaggi, che può essere interpretato come un tentativo di ricostruzione diacronica dell'età romana al post-medioevo. L'area indagata, qui segnata in rosso, è compresa nell'altopiano del Bleggio, nelle valli giudicarie esteriori, che per le caratteristiche morfologiche e ambientali costituiscono un bacino territoriale a sé stante. La principale arteria di collegamento che attraversa l'altopiano da sud-ovest a nord-est è la strada provinciale numero 5 del Bleggio e ricarica in parte la viabilità rappresentata nel catasto asburgico del 1860. Alcune sue diramazioni toccano aree archeologiche romano-tardo-antiche, qui segnate in blu. L'impianto ortogonale, articolato sulla strada provinciale e su alcune strade secondarie, qui esemplificato, genera un paesaggio agrario abbastanza omogeneo, costituito da parcelle di forma rettangolare e disorientate che, nonostante interventi successivi relazionabili all'espansione di alcuni borghi, risulta fossilizzato in alcune zone dell'altopiano, campite in verde, nell'area di nord-ovest, per esempio, a nord-est e nel settore meridionale di sud-ovest. I dati disponibili sono sufficienti per riferire all'età romana, l'assetto generale del paesaggio e per ipotizzarne però una continuità di utilizzo tra la tarda antichità e l'alto medioevo. In posizione chiave rispetto agli assi viari, all'idrografia e all'orografia della zona, sorgono infatti due edifici di culto che conservano elementi di arredo liturgico altomedievale: la chiesa di San Pietro a Cares, all'incrocio tra il fiume Sarca e il torrente Duina, e la pieve di Sant'Eleuterio a Santa Croce del Bleggio, in correlazione con i tracciati viari di Mezzacosta alle pendici del Monte San Martino. Il parcellare legato ai borghi medievali, Vergonzo, Tignerone, Cares, Gaglio, Vivedo, che sono documentati in un atto del 1155, si struttura in parte sulle forme preesistenti ed in parte le modifica, per quanto continui a prevalere rispetto alle morfologie polarizzate e concentriche la lottizzazione terriera per fasce e quadrati. Le trasformazioni più consistenti nella tipologia dei paesaggi agrari sono ascrivibili invece al post-medioevo e sono correlate alla nascita di nuovi centri idemici e alla costruzione di nuove strade. Allora, da quanto detto si evince come l'utilizzo del LIDAR, però applicato a metodologie più tradizionali di approccio al territorio, sia utile per individuare paesaggi agrari. Ora passiamo a un'altra tipologia di paesaggi minerari. Nello studio dei paesaggi minerari, il LIDAR si è rivelato di particolare utilità per l'individuazione dei singoli imbocchi e dei percorsi ad essi collegati, dato che la maggior parte di essi si trova coperta da una fitta vegetazione costituita da conifere. La fotografia aerea permette raramente di individuare queste tracce, eccetto nelle aree a pascolo o laddove l'entità delle discariche di minerale abbia inibito fortemente la crescita della vegetazione. La visione tridimensionale, invece, associata alla funzione shading, attraverso la quale, come ho già detto, si può proiettare una luce sul DTM da diverse altezze ed angolazioni, permette di riconoscere le depressioni ad imbuto in corrispondenza di pozzi e gallerie e il leggero rilievo a valle di questi ultimi, relativo alle discariche di minerale. Queste evidenze sono difficilmente individuabili nella visione bidimensionale, a meno che non si trovino in concentrazioni particolari, come avviene per esempio in alcune zone, nella zona del Calisio, nord-est di Trento, e nella zona della Val di Peio, lungo i versanti del costone di Stavion.
Questa immagine, questa slide rappresenta una fotografia aerea sovrapposta al modello tridimensionale e uno strumento per contestualizzare i singoli imbocchi che abbiamo visto prima sul DTM LIDAR nel paesaggio naturale antropico circostante, che è costituito, come indicato dalla figura, da vie di comunicazione per il trasporto del minerale a valle, da risorse idriche, spesso regimentate per alimentare impianti produttivi o generate allo scavo delle miniere, da edifici in disuso e in alcuni casi direttamente connessi all'attività estrattiva. Analoghe difficoltà sono state riscontrate nello studio dei paesaggi silvopastorali e nella lettura di insediamenti di sommità e di versante quasi completamente scomparsi, le cui tracce sono obliterate da una vegetazione da più livelli. Il motivo è tecnico, infatti l'altezza degli alberi, la densità e la disposizione della vegetazione hanno ostacolato il rilevamento della superficie impedendo all'impulso laser di raggiungere tutti gli arbusti sottostanti, che quindi non sono stati registrati e eliminati dal filtro semiautomatico. Gli esempi fin qui illustrati hanno evidenziato gli strumenti utilizzati, il metodo di lavoro per l'individuazione delle differenti tipologie di paesaggi. Ora passo ad analizzare l'area compresa tra Nago e Val di Gressa, focalizzando l'evoluzione del paesaggio dall'età romana all'alto medioevo. Questa è la piana di Nago, ad est dell'abitato di Nago, che presenta un impianto viario ortogonale risalente all'età romana, generatore di un paesaggio agrario conservatosi abbastanza inalterato almeno fino all'alto medioevo. Un importante asse viario nord-sud attraversa la località Quais, dove in prossimità di un incrocio della maglia centuriale è stato scavato un edificio rustico romano, qui indicato in blu, in uso fino a tutto il VI e il VII secolo. Dal centro di Nago provengono alcune tombe con corredo databile tra I e IV secolo, indicate in rosso. Rinvenimenti sporadici romani caratterizzano varie altre località della piana. Ulteriori indizi derivano dall'osservazione del DTM LIDAR, sul quale sono stati riconosciuti campi che hanno conservato il probabile orientamento originario della natura, quello nord-sud, funzionale ad un buono scolo delle acque superficiali e coerente con le variazioni di pendenza del territorio. Sono le aree campite in giallo che hanno conservato questo tipo di aratura e sono ben visibili a nord della piana, ma sono identificabili come parcelle fossili, cioè al di sotto delle attuali, anche verso sud e nella stretta valletta sotto l'altura di Penede. La continuità d'uso documentata per le strutture romane si riflette anche nella trama delle strade, ovviamente. Gli assi che hanno direzione ovest-est assumono anzi un ruolo chiave durante l'età tardoantica e per tutto il Medioevo. Da Nago partiva la direttrice per il passo di San Giovanni e la Valle Garina. Lungo il percorso tra Nago e Pannone, di cui qui vedete un tratto, in un contesto geomorfologico diverso da quello della piana appena analizzato, la lettura del LIDAR, integrato con la cartografia storica, ha consentito l'identificazione di alcuni paesaggi di versante generati da strade, collocabili in due sequenze cronologiche e ancorabili a un sito noto, la chiesa di Sant'Omè, alto medievale, che dà un elemento di datazione assoluta. Ritorno un momento indietro. La prima sequenza dei paesaggi è racchiusa entro limiti naturali che sono rappresentati dalle pendici del Monte Corno a nord e a sud dai dossi del lago di Loppio. Questa prima sequenza di paesaggi è articolata sui rapporti tra le particelle terrazzate e il sistema viario. Il DTM e sul DTM LIDAR sono stati evidenziati alcuni terrazzi fossili molto ravvicinati, sostenuti da muretti a secco, che si caratterizzano per essere orientati ortogonalmente alla strada e per essere modellati sulla conformazione naturale del terreno e sulla sua pendenza. In una seconda fase compare un'altra strada, disegnata in blu, che dopo aver ricalcato in parte quella antica, per superare il forte dislivello compie una serie di tornanti che tagliano i primi terrazzi fossili riallacciandosi al vecchio percorso solo più avanti. A sud-est di questa nuova strada insiste una parcellizzazione, parimenti caratterizzata da terrazzi molto stretti e sinuosi, è rappresentata anche sul catasto asburgico che vedete sovrapposto in trasparenza, dove è contrassegnata dal toponimo Vignolo e destinata in parte alla coltivazione di piante da frutto e in parte a bosco. Al margine della seconda strada, in una posizione di particolare pregio visibile dalla piana di Nago, sorge la chiesa altomedievale di Sant'Omè, che in età longobarda svolgeva funzione funeraria. Allora, è importante che questo edificio di culto fissa un termine Sant'Equem alla prima fase dei terrazzamenti, cioè quella correlata alla strada rossa ed al primo tracciato viario, per il quale è possibile ipotizzare una cronologia anteriore al tardo VI, prima di metà VIII secolo, forse d'età romana. Allora, qua per abbreviare, sempre siamo nella zona tra Nago e Val di Gresta, alcuni paesaggi di potere
cioè alcuni castelli, castra di probabile origine tardo-antitacca, che evidenziano e caratterizzano quest'area strategica. Passo rapidamente. Questi castra rispondono comunque a tipologie uniformi, sono ubicati all'imboccatura di sistemi fluvio-lacuali, a controllo di importanti arterie stradali, spesso di origine romana, esercitano un ruolo chiave all'interno del sistema difensivo organizzato tra il bacino garlesano e la Valle dell'Adige e si caratterizzano per l'imponenza dell'assetto fortificatorio. Ma è importante, nella nostra esperienza di questo primo anno di progetto, non generano direttamente paesaggi agrari che, quando sono strutturati sulle strade, costeggiano i rilievi fortificati, alcune strade di origine spesso romana. Questo è il castello di Sant'Andrea di Loppio, Santa Giustina e Montegarda. E un sito abbastanza interessante, il sito fortificato di Nomesino, Castelfrassine. L'analisi effettuata sui versanti est e nord ha dimostrato che il principale elemento generatore del paesaggio è la strada proveniente da Pannone, indicata con le frecce rosse, e attribuibile, come abbiamo visto prima, all'età romana e caratterizzata dalla continuità d'uso. Vedete la stessa immagine in visione 3D. Ecco, rapidamente alcune conclusioni. L'esperienza maturata nel primo anno di attività del progetto APSAT ha rimarcato le connessioni tra le microstorie locali e la grande storia, che fa da sfondo alla trasformazione socioculturale ed economica riconoscibile nei cambiamenti delle forme del paesaggio e nei modi di relazione fra uomo e ambienti all'interno degli ecosistemi analizzati. È emersa inoltre l'importanza della rete viaria in quanto fornisce una visione sinottica delle aree indagate e funge da collegamento tra i siti archeologici e i paesaggi connessi, paesaggi di varia tipologia, agrari, silvopastorali, minerali. Questa visione sinottica è documentabile e verificabile attraverso il LIDAR tridimensionale dell'analisi GIS, come abbiamo visto, e non semplicemente immaginabile sulla base di fonti scritte e materiali frammentari e sovente equivoche. Così, per ritornare agli esempi presentati, l'analisi delle sequenze architettoniche dei paesaggi relazionabili ai castelli tardo-antichi e altomedievali di Loppio, Santa Giustina, Garda, Nomesino, non può prescindere dalle strategie politico-militari attive tra il Garda settentrionale e la Valle dell'Adige, la grande storia, e non può trascurare la conformazione del territorio e la presenza di chiese e di importanti arterie stradali. Allo stesso modo, l'interpretazione delle sequenze dei paesaggi agrari del Bleggio e dell'area fra Nago e Pannone, dall'età romana al Medioevo e poi al post-Medioevo, deve essere inserita nella prospettiva più ampia dei processi di romanizzazione e di cristianizzazione, di affermazione dei poteri signorili, di definizione delle identità comunitarie. Nell'ottica della complessità, il paesaggio è un segmento della ricostruzione storica, come evidenziato dalla mappa concettuale che riassume il progetto di ricerca da noi eseguito. La commento mi sembra abbastanza chiara comunque.